raid violenti contro persone extracomunitarie per odio razziale, 3 uomini arrestati a Marsala. Le indagini proseguono per individuare altri componenti del branco. Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio de Nebro, di scoperta alla Guardia di Finanza di Messina. Denunciate 8 persone, sequestrati beni e denaro per 1,2 milioni di euro. Nidl CGL e CGL contro il contratto siglato tra UGL e Asso Delivery, al centro i diritti del rider. Annunciate 2 giornate di volantinaggio e mobilitazione. Assunzioni di autisti all'AMAT. Sarà compito del CDA della partecipata del Comune di Palermo individuare la società interinale che dovrà occuparsi del reclutamento. Cultura. Ad Enna nasce il Museo del Mito, un percorso immersivo ma anche uno spazio di incontro tra cultura, uomo e tecnologia. Buonasera, prima edizione di Media News. Oggi è giovedì 1 ottobre. Come avete sentito nei titoli, parliamo dei raid violenti contro persone extracomunitarie per odio razziale. 3 uomini sono stati arrestati a Marsala. Le indagini proseguono per individuare altri componenti del branco. Avrebbero compiuto dei veri e propri raid punitivi nel centro di Marsala nei confronti di cittadini extracomunitari che subivano violenze fisiche e verbali. Arrestati alla polizia 3 giovani per aggressione aggravata dall'odio razziale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP su richiesta della procura a carico di Salvatore Crimi, 18 anni, detto Spara Spara, Anthony Licari, 24 anni, e Natale Licari, di 36 anni, tutti di Marsala. Sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di violenza privata, minaccia, lesioni personali aggravati dall'avere commesso il fatto in condizioni temporali e locali tali da ostacolare la difesa delle parti offese, con l'uso di corpi contundenti, dall'aver agito con efferatezza e spietatezza e per finalità di discriminazione o di odio etnico-razziale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, hanno consentito di accertare l'esistenza di un branco che non esitava a colpire extracomunitari, oltre che con pugni, calci e ginocchiate, anche con armi improprie procurate al momento, utilizzando sedie in legno, tavolini, bottiglie di vetro e suppellettili varie. Le indagini hanno acclarato inoltre che nel corso del raid il gruppo criminale si muoveva come una vera e propria sorta di comando che agiva come una vera e propria squadra punitiva contro chiunque si fosse opposto ai loro commenti. In un episodio ricostruito dalla polizia, infatti, il branco si scagliava con violenza anche nei confronti del titolare di un esercizio commerciale che tentava di sottrarre il malcapitato dalla cieca violenza degli aggressori che erano spalleggiati da altri individui, alcuni già identificati e la cui posizione al vaglio degli organi inquirenti ed altri in corso di identificazione. I 3 arrestati appartenevano anche al gruppo dei tifosi ultras del Marsala Calcio, Street Boys Nucleo Ribelle, già in passato responsabili di reati da stadio e per tali ragioni sottoposti a DASPO. Nel corso della perquisizione effettuato presso l'abitazione di Crimi è stata trovata una pistola semiautomatica e varie cartucce. Maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio de Nebro, di scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina. Denunciate 8 persone, sequestrati beni e denaro per 1,2 milioni di euro. Una maxi frode nel settore dei finanziamenti pubblici nel territorio de Nebro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina, che ha denunciato 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati anche beni e denaro per 1,2 milioni di euro. L'indagine malaffare è stata coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La frode scoperta riguarda fondi destinati all'ammodernamento di un capannone aziendale nell'area dei Nebrodi, rispetto al quale indebitamente gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto importanti risorse finanziarie pubbliche. Dopo aver passato al setaccio tutta la documentazione acquisita, le fiamme gialle di Patti sono riuscite a dimostrare come le fatture presentate all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina e all'AGEA risultassero in realtà emesse da fornitori compiacenti per importi gonfiati, ovvero per costi in realtà mai sostenuti o sostenuti solo in parte.
individuata anche una società cosiddetta cartiera con sede legale in Albania, del tutto priva di personale dipendente e di struttura operativa. È emerso il significativo contributo promosso da alcuni professionisti locali per la realizzazione dell'illecito. In particolare, il promotore della truffa si sarebbe avvalso, secondo le ipotesi investigative, del consapevole contributo di un ingegnere e di un geometra, i quali, nella loro qualità di direttore dei lavori, avrebbero compilato in modo artificioso i rendiconti finanziari ed economici presentati all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina, utilizzando fatture gonfiate al fine di giustificare la richiesta di finanziamento presentata, ovvero precostituire false prove documentali in ipotesi di successivi controlli. Nei confronti del titolare dell'azienda zootecnica è stato emesso dal Tribunale uno specifico decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 1,2 milioni di euro, cifra pari all'importo indebitamente percepito. La Regione Siciliana ha invece bloccato l'erogazione dell'ultima tranche del contributo pari a 40.000 euro. Cambiamo argomento: reddito di cittadinanza, il rischio per 100.000 siciliani di perderlo nei prossimi mesi. Ascoltiamo l'assessore regionale al lavoro, Antonio Scavone. Un problema più complesso che riguarda intanto l'intero paese, 3 milioni sono i percettori in questo momento nel nostro paese. Il reddito di cittadinanza, al di là delle valutazioni politiche che non appartengono alle mie considerazioni in questo momento, è servito per tamponare una condizione di povertà, io devo dire estrema povertà, che si è venuta a determinare per le tante distrazioni sul piano degli investimenti istituzionali, strutturali, della formazione nelle aree del Mezzogiorno, ed è servita in maniera particolare in una fase nella quale il Covid ha complicato un pochetto tutto. Allora, scadono i 18 mesi. La norma prevede un'interruzione di un mese e poi la verifica dei requisiti degli eventuali percettori. Io la scorsa settimana ho incontrato il ministro Catalfo e l'ho invitata a valutare alcuni aspetti, come l'allungamento della presa in carico e fondamentalmente in questa fase la eliminazione della condizionalità. Cosa vuol dire? Nella progressione della norma a seguire la prima fase, che serviva a dare comunque una risposta alle condizioni di povertà, sono previsti inserimenti e vari interventi. Probabilmente tutte le regioni, ma anche le nostre in maniera particolare, hanno una difficoltà. Allora, legare in questo momento la condizionalità che è prevista dalla norma a quelli che sono gli aspetti di erogazione della risorsa può essere un grande rischio. Io credo che vada evitato. Ho sentito in queste ore che il Presidente del Consiglio probabilmente sta valutando opportunità di questo tipo. Io ritengo che debba essere fatto, e fatto con immediatezza. Noi abbiamo numeri enormi in Sicilia, siamo secondi solo dopo la Campania, ci sono 209.000 nuclei di percettori, una platea di 500.000 persone, quindi già questi numeri fanno davvero impressione in una realtà come la nostra, dove la crisi del mondo del lavoro e non solo in questo momento ha bisogno di una risposta immediata, che io dico sia una risposta di continuità, per poi ovviamente affacciarci a nuove condizioni di rilancio. Nidi, il CGL e CGL contro il contratto siglato tra UGL e Asso Delivery, al centro i diritti dei rider. Annunciate due giornate di volantinaggio e mobilitazione. Domani e dopodomani volantinaggio dei rider a Palermo, due giornate di mobilitazione organizzate da Nidil CGL Palermo per dire no al contratto nazionale siglato il 16 settembre da UGL e Asso Delivery, la sigla che riunisce le principali piattaforme del food delivery. A fianco di Nidil CGL Palermo, nella battaglia di rivendicazione dei diritti dei rider, si schiera la CGL Palermo con le sue categorie, e ai volantinaggi sarà presente anche Antonio Prisco, rider napoletano, da poco nominato coordinatore rider Nidil CGL. Spiegheremo che questo accordo, anche se è stato criticato dal Ministero del Lavoro, allo stesso tempo non è stato bloccato e quindi allo stato attuale entrerà in vigore ai primi di novembre, dichiara il segretario Nidil CGL Palermo Andrea Gattuso. Per noi si tratta di un'intesa peggiorativa delle condizioni dei rider, un accordo illegittimo perché è stato sottoscritto da un sindacato di comodo non rappresentativo, aggiunge Gattuso. Noi proponiamo
proponiamo l'applicazione di una vera paga oraria, di un orario minimo garantito settimanale, il riconoscimento della domenica come festivo e veri diritti sindacali, oltre all'applicazione della legge 128 del 2019 che prevede diritti quali la tredicesima, le ferie pagate, la malattia e tutti i diritti tipici del lavoro subordinato. Ad affiancare i rider ci sarà tutta la CGIL con le categorie rappresentative dei vari settori, per rafforzare con la partecipazione di tutti i lavoratori la richiesta di un miglioramento delle condizioni degli operatori delle piattaforme del cibo a domicilio. La battaglia dei riders per il riconoscimento dei loro diritti, dichiara il segretario CGIL Palermo Calogero Guzzetta, legati a una retribuzione adeguata, a buone condizioni di sicurezza sul lavoro e a un trattamento dignitoso, si innesta nella convinzione propria di tutta la CGIL che il lavoro sia un bene primario da difendere strenuamente, a maggior ragione quando si tratta di lavoratori con poche tutele, anche contrattuali. Per questo, aggiunge Guzzetta, nel rilanciare l'idea contenuta nella proposta di legge sulla Carta dei diritti presentata dalla CGIL con 1.400.000 firme, che rivendica l'idea per la quale ogni lavoratore debba avere diritti e tutele, a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto, domani e dopodomani saremo in piazza insieme ai rider con delegazioni dei lavoratori di tutti i settori per dare il nostro sostegno e la massima solidarietà alle giuste rivendicazioni avanzate. Messina, la Polizia Municipale, la CISL Funzione Pubblica scrive al sindaco De Luca: il corpo necessita di una programmazione complessiva, si convochi un tavolo di concertazione. Allora, la CISL FP ha scritto al sindaco e anche al dirigente della Polizia Municipale perché, nonostante l'assunzione dei nuovi concorsisti della Polizia Municipale, esistono ancora diverse criticità che si devono affrontare in un tavolo tecnico e cercare di risolvere, e a partire dalla stabilizzazione futura di questi nuovi assunti, ai nuovi idonei che sono in graduatoria e che quindi sperano di essere il prossimo anno assunti anche loro, e poi alle piccole cose come possono essere la fornitura delle divise, dell'APS e dell'organizzazione dei turni, perché i turni ancora non sono organizzati, quindi dalla sera alla mattina vengono chiamati a fare questi turni, e quindi un'organizzazione migliore. E anche poi c'è il problema del piano del fabbisogno triennale, che ancora è alla COSFEL, al Ministero a Roma, e ancora non hanno chiesto dei chiarimenti e diciamo ancora non si è sbloccata quest'altra cosa che è fondamentale per appunto l'assunzione di tutte queste figure. Assunzioni di autisti all'AMAT: sarà compito della CDA della partecipata del Comune di Palermo individuare la società interinale che dovrà occuparsi del reclutamento. Si torna a parlare di assunzioni all'AMAT. Il Consiglio di Amministrazione della partecipata del Comune di Palermo, riunitosi ieri, ha dato avvio all'assunzione di 100 autisti a tempo determinato, facendo seguito alla delibera di giunta che aveva autorizzato la procedura. Adesso sarà compito del CDA individuare la società interinale che dovrà occuparsi del reclutamento dei lavoratori in tempi brevissimi, fornendo direttamente i nominativi di persone in possesso di requisiti tecnici e delle certificazioni sanitarie. Finalmente, ha affermato il sindaco Leo Luca Orlando, l'azienda sta dando seguito a un importante indirizzo dell'amministrazione, creando una tipica situazione in cui beneficiarne saranno tutti. L'azienda stessa in termini di produttività, i cittadini in termini di servizi che saranno fruibili, 100 lavoratori che potranno mettere a disposizione della collettività le proprie professionalità. Abbiamo avuto l'assicurazione da AMAT, dice l'assessore alla mobilità Giusto Catania, circa un calendario stringente perché si arrivi entro metà novembre all'immissione in servizio di questo nuovo personale. Confidiamo nel fatto che i tempi siano ancora più brevi, perché la città ha davvero bisogno di avere al più presto più mezzi per strada a garantire un servizio essenziale. È per noi indispensabile, dichiara il presidente di AMAT Michele Cimino, tenere conto e ove possibile rendere attuabile l'ordinanza del presidente Musumeci che vieta gli assembramenti, anche se questa non è espressamente indirizzata al servizio di trasporto pubblico. Avere più mezzi per strada sarà in questo senso utilissimo, ma spera che anche i cittadini comprendano la necessità di collaborare in questa direzione.
Sulle assunzioni interviene Agostino Falanga, segretario generale UIL Trasporti Sicilia, che afferma: ci auspichiamo che finalmente si possa arrivare in tempi rapidi a espletare le procedure per l'assunzione degli autisti. È da tempo che continuo a sottolineare che Palermo è la città più lenta d'Italia, dove mezzi nuovi restano in rimessa a causa della mancanza di personale e dove sistematicamente raggiungere le periferie diventa un'avventura. Sempre a proposito delle future assunzioni, il segretario generale ha continuato: ci riserviamo di incontrare al più presto i vertici dell'azienda di trasporto, ai quali ricordiamo che 100 lavoratori interinali formati e con esperienza sulle tratte cittadine sono pronti a rientrare in servizio. Aumenta il numero degli operai a Cefalù ricoverati per sospetta intossicazione da botulino. Sospetta intossicazione da botulino per almeno 10 operai del raddoppio ferroviario Palermo-Messina dopo aver pranzato alla mensa. Ieri nel primo pomeriggio l'arrivo dei primi pazienti al pronto soccorso della Fondazione Giglio di Cefalù con sintomi di avvelenamento da botulino. I medici del Giglio attraverso il centro antiveleno di Pavia hanno richiesto l'antidoto reperito in un ospedale di Catania. I campioni dei primi pazienti giunti in pronto soccorso sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità di Roma per la ricerca della sostanza tossica e la conferma della diagnosi. Nel corso del pomeriggio e in serata sono continuati ad arrivare altri pazienti al Giglio. Ieri sera erano già 9. 3 operai con sintomi più seri sono stati trasferiti in terapia intensiva a Termini Imerese, dove vi era la disponibilità di posti letto. 6 sono rimasti in osservazione al pronto soccorso del Giglio. Sono continuati ad arrivare nella notte altri pazienti e stamattina erano già più di 10. La diagnosi sarà confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Voltiamo pagina, il Giro d'Italia partirà dalla Sicilia sabato prossimo. Grande attesa per gli appassionati per il primo arrivo di tappa a Palermo. La corsa rosa inizierà infatti con un cronometro individuale di 15 km con partenza da Monreale. Monreale si prepara come quando si attende un grandissimo evento. La grande partenza del Giro d'Italia rappresenta una di quelle manifestazioni che ovviamente verranno ricordate nella storia della nostra città, perché è un evento di caratura mondiale, un evento che proietterà il nostro territorio nei palcoscenici che contano. Ci stiamo preparando bene, abbiamo pressoché finito tutte le lavorazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione ciclistica, ed è davvero con trepidante attesa che stiamo per arrivare al grande giorno, il 3 ottobre. È la prima volta che si verifica tra l'altro una manifestazione di grande caratura, e la grande partenza avrà sede qui a Monreale, ovviamente proietterà la nostra città al centro del mondo, tutti gli occhi saranno puntati sul nostro territorio e questo ci carica di una doppia responsabilità, perché l'evento possa riuscire nel migliore dei modi, ma ricordando sempre che va contestualizzato al periodo storico che stiamo vivendo, per cui dovrà essere affrontato garantendo la piena sicurezza non solo di chi parteciperà alla manifestazione, ma soprattutto di coloro i quali avranno la possibilità di vedere questo evento. Quindi bisognerà tenere alto il livello di guardia e tentare in ogni modo di acquisire la buona volontà e la responsabilità di ogni astante. È chiaro che tutti i grandi eventi portano dei benefici al territorio, ai territori che li ospitano. Noi abbiamo fatto un periodo di programmazione, eravamo già pronti quando si cominciò a parlare dei potenziali comuni che avrebbero potuto ospitare il giro, e quindi ci siamo fatti trovare pronti non solo nell'organizzazione ma anche nel presentare istanze all'assessorato per avere quei contributi necessari a rendere il territorio pronto. È chiaro che il giro sarà interessato da un percorso stabilito direttamente da RCS, e lì abbiamo fatto degli interventi di manutenzione e di pavimentazione, ma siamo stati bravi perché abbiamo avuto la possibilità di estendere alcune lavorazioni a dei siti importanti della nostra città, e stiamo cercando davvero di guadagnare il più possibile attraverso questo evento che, ripeto, metterà Monreale al centro delle attenzioni di tutto il mondo.
Alla Sala Rossa del Teatro Politeama di Palermo è stata presentata questa mattina la 62esima edizione della Settimana di Musica Sacra a Monreale. Cultura ad Enna nasce il Museo del Mito, un percorso immersivo ma anche uno spazio di incontro tra cultura, uomo e tecnologia. Il Museo del Mito rappresenta il coronamento di un sogno e di un progetto che l'amministrazione ha portato avanti immediatamente dopo il suo insediamento per dotare Enna, il territorio circostante, di un museo che possa richiamare il mito di Cerere e del ratto di Proserpina, che è un mito che viene dalla tradizione greca, che è proseguito per quella romana e che giunge fino ai giorni nostri e che caratterizza Enna come una città che nasce nel mito e che prosegue la sua avventura nella storia attraverso tanti episodi significativi tra Euno e Federico II di Svevia e che oggi vuole rilanciare il suo sviluppo economico attraverso la cultura, il turismo. Il Museo del Mito nasce all'interno di un'importante valorizzazione dell'area archeologica nella città di Enna, restituisce un pezzo di città ai cittadini e anche ai turisti. Grazie alla visione dell'amministrazione è stato possibile realizzare questo contenuto culturale che è appunto un'offerta unica nel suo genere in tutto il territorio. C'era la voglia, la volontà in qualche modo e anche la convinzione che sempre di più territori che
in passato si sono sfiorati anche con un successo, come quelli dell'arte contemporanea, del cinema, ma anche della moda, mi viene da aggiungere, in qualche modo in futuro faranno tutto questo in maniera molto più sistematica. Questo è un primo esperimento della nostra startup di unire quella che è l'esperienza della dottoressa Mezzano nel mondo dell'arte contemporanea e quella che è la mia nel mondo del campo cinematografico, e quindi in qualche modo di far incontrare questi due mondi e di dar vita a un racconto che vivesse di entrambe le anime, quella dell'arte contemporanea, della videoarte, e quella invece di un racconto più dritto, di un racconto anche più, mi viene da dire, anche divulgativo. E quindi in qualche modo quello di unire queste due anime, quella dell'arte contemporanea e quella invece del racconto cinematografico, convinti per l'appunto che questi due mondi sempre di più dialogheranno tra di loro, che la contaminazione tra i generi è in qualche modo una chiave del futuro e fondamentalmente accanto a quella che è un'offerta più classica di cui mi occupo io, quindi di un racconto cinematografico, di un racconto seriale anche, si accosteranno contenuti di questo tipo. Abbiamo avuto degli esempi anche recentemente molto, molto belli e importanti, se pensiamo a Garrone per Dior, al corto che ha fatto per Dior, o se pensiamo anche alla collaborazione bellissima durante il Festival di Venezia tra Alice Rohrwacher e J.R. Ecco, in qualche modo è questa la strada che a me mi incuriosisce percorrere sempre di più accanto a quella tradizionale del racconto cinematografico. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla seconda edizione. Arrivederci.